domenica pomeriggio, vostra madre, ricevette la bellezza di 17 pretendenti. Cosa facciamo adesso? Passiamo la vita a guardare fuori dalle finestre? O giochiamo con le tue figurine di vetro? L'idea di scovare un pretendente per Laura divenne il motivo determinante delle macchinazioni di mia madre. Ehi, fermati, Rosa mia! Oh no, le presentazioni sono assolutamente superflue. Sa, so fare una cosa, il pan di Spagna. Però non l'ho neanche fatto stasera. Senti, io avevo una serie di corteggiatori tutti figli di ricchi. E ne volevo sposare uno, infatti. Però lo sa com'è. L'uomo propone, la donna risponde, alla fine io ho cambiato il detto, non mi sono innamorata di nessuno di questi, mi sono innamorata di uno che lavorava per la ditta dei telefoni, mi ha lasciato, non so neanche più dov'è. Mi racconti che le tue? No, non intendevo! Scusi, Tom? Mamma. È pronta la cena? È in tavola. Ecco! E la sorellina dov'è? L'uomo ha l'istinto della caccia, dell'amore, della lotta. Non può sfogare questi istinti dentro un magazzino. L'uomo ha l'istinto. Mama, do you think that I like the song? Mama, do you think that I try to break my bone? Io lo so che i miei bambini non sono come gli altri. Lo sai che io sono orgogliosa, guarda, sono felice. Ecco, però solo una cosa mi devi promettere. Cosa? Promettimi che non ti darai al Berto. Ma non mi do al Berto. Ecco, perché a me questo m'aveva sconvolta. Che tu bevessi, meno male, mangia una tazza di semolino. No, mi va bene il caffè. Un tarallino al volo. Il caffè non puoi lavorare tutto il giorno a stomaco vuoto, ti fa male. Fai piano in 10 minuti le cose bollenti fanno venire cancro allo stomaco, infatti ci mettiamo un goccetto di mano. Mamma, non mi dire il caffè! Ti fa male! Viviamo in tempi calamitosi, dobbiamo aiutarci l'un l'altro. Thank you.